Bene amici, è arrivato il momento di fare il video sul Fluke. Ci sono in realtà due video, primo episodio e secondo episodio, ma ragazzi fanno veramente pietà perché sono stati fatti con il cellulare e non elaborati e quindi devono essere cancellati assolutamente dal canale. Quindi sto in realtà rinnovando un po' il canale, cancellando i video in cui mi sono espresso male e in più anche di bassa qualità, fatti con il cellulare non elaborati. Poi segnalatemi i video che sono inguardabili, io andrò a cancellarli o a rifarli. Bene, partiamo dal fatto che il Fluke ce l'ho da un paio d'anni circa, ho ancora il manuale. Questo manuale è riportato il 114, 115 e 117. Io ho il 115. Queste sono tutte le lingue che ci stanno nel manuale. Per fortuna ci sta l'italiano, manuale d'uso. Bene, per quanto riguarda le sonde, abbiamo 10 ampere, 1000 volt categoria 2. Qui è riportato il pericolo di categoria. Sono ovviamente, inutile dirlo, sono di buona qualità. Possiamo anche vedere lo spessore del puntale, anche se io non li uso perché per quello che faccio io li distruggo molto facilmente, quindi preferisco usare quelli più economici e saldare degli aghetti sopra, tipo in questo modo, in modo che posso fare misure più di precisione sui microprocessori, quindi evito di rovinare quelli buoni. Bene, andiamo a vedere il manuale. Andiamo direttamente sulla lingua italiana. Ok, bene, partiamo velocemente, facciamo giusto una sfogliata per vedere i parametri che ha il multimetro. Abbiamo un voltaggio di corrente alternata che misura un minimo di 0,06 a 600 volt e una frequenza pulsante, ovviamente, misura di 5 Hz fino a 5 kHz. Abbiamo un voltaggio continuo di misurazione da 0,01 volt a 600 volt. Poi abbiamo i millivolt in corrente alternata da 0,6 a 600 millivolt. Poi in corrente continua invece da 0,1 a 600 millivolt. Gli ohm, abbiamo una misurazione ohmica da 0,1 ohm a 40 mega ohm. Poi abbiamo il segnale acustico indicatore di continuità che viene messo a 20 ohm e cessa a 250 ohm. Il segnale acustico, ovviamente, la misurazione, se non mi sbaglio, arriva fino anche a 500 ohm. Ovviamente parlo sulla parte del segnale acustico. Poi abbiamo un provadiodo, oltre a 2,0 volt si visualizza la scritta Hall, sovraccarico. Poi abbiamo una capacità da 1 nanofarad fino a 9.999 microfarad. Poi abbiamo gli ampere in corrente alternata da 0,1 ampere a 10 ampere, come riportato sui puntali. Poi qui c'è la dicitura ovviamente che va in protezione superando i 10 ampere, quindi oltre 10 ampere il display lampeggia e oltre 20 ampere va in sicurezza, quindi uscirà la scritta All. Quindi poi qui abbiamo accoppiamento in corrente continua di frequenza 45 Hz, 5 kHz. Poi abbiamo gli ampere in corrente continua da 1 ampere a 10 ampere. Qui c'è la stessa dicitura che oltre 10 ampere, oltre 20 ampere. Display lampeggiante, display Hall. Questo
Questo poi ci dice rilevazione senza contatto solamente per i 117, quindi questo vale solamente per i 117. Non... Bene, passiamo subito al multimetro e la prima opzione che andremo a vedere è quella di vedere tutti i segmenti. Premetto che ho ancora la pellicola, quindi se non si vede tanto bene è perché la pellicola dà un po' di fastidio facendo da controluce. Quindi vado a premere pulsante Hold, giro il selettore e possiamo vedere tutti i segmenti che ha in dotazione il fluke. Bene, andiamo a mettere i puntali. Andiamo sull'impostazione del beep. Vi ricordo che il segnale acustico cessa dopo 250 ohm. Per spegnere il segnale acustico basta tenere premuti su max e giriamo il selettore sul segnale acustico. Quindi qui ci uscirà la scritta beep. In questo momento è disattivato il segnale acustico. Per ripristinarlo andiamo su off, mettiamo di nuovo sul segnale acustico e si è ripristinato. Ok? Lasciando il multimetro acceso si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti. Passiamo alla retroilluminazione, premiamo il pulsante illuminazione, durerà 40 secondi. Se vogliamo tenere acceso l'illuminazione senza spegnersi mai, finché ovviamente non andremo noi a spegnerlo, tenendo premuto il tastino, girando il selettore, ci uscirà illuminazione off. Andiamo a premere sopra. Il display in questo momento rimarrà acceso finché non andremo noi a spegnerlo. Ma se vogliamo che il multimetro non si spenga mai, basta tener premuto il tasto giallo. Giriamo il selettore, ci uscirà la scritta PAF. In questo momento il multimetro non si spegnerà finché non si scaricherà la batteria, a meno che non andremo a spegnerlo noi. Tutte queste funzioni che stiamo vedendo, nel momento in cui andiamo a posizionare il selettore su off e rigirando il selettore, le funzioni andranno a resettarsi. Bene, molto velocemente andiamo a vedere come è fatto questo multimetro. È protetto da questa custodia che, ok, sono riuscito a toglierla. Eccolo qui. In realtà il multimetro è abbastanza maneggevole. Poi ovviamente c'è questa custodia di protezione. Andiamo a vedere la batteria. Abbastanza semplice per sostituire la batteria. Abbiamo una batteria da 9 volts. Bene, accendendo il multimetro abbiamo questa barra analogica, che è una barra di precisione molto utile ed è presente in tutte le funzioni tranne che nella funzione dei capacitori. Bene, accendiamo l'alimentatore a diretta corrente e andiamo a vedere come funziona la barra analogica. Mettiamo in volt DC, alziamo il voltaggio, vediamo la barra come aumenterà fino ad arrivare a 6 volt. Quindi una volta che è arrivata a 6 volt la barra è a pieno segmento in questo momento. Questa barra è suddivisa in 4 segmenti, quindi se andiamo a cliccare su range possiamo mettere in manuale. Cliccando ancora la barra la riportiamo a 60 volt. Cliccando ancora possiamo riportare la barra a 600 volt in due segmenti.
da 300 volt, ovviamente. Bene, passiamo alla prima funzione, funzione corrente alternata, la classica, il FLUCHE, e anche un TRUE RMS. Significa che è un multimetro ad alta precisione, quindi è inutile andare a fare dei test e delle prove. Cliccando sul puntale giallo possiamo passare alla frequenza, gli Hertz, e anche questa non c'è bisogno perché sappiamo, volendo misurarla sulla 220 volt, abbiamo la 50 Hertz e quindi è inutile andare a fare dei test, come ho detto prima. Passiamo alla funzione corrente continua. Andiamo a alimentare l'alimentatore, vediamo che abbiamo 3,8 volt. Cliccando sul pulsante Hold possiamo bloccare questa misura, ma se muovo il selettore dell'alimentatore scendendo di voltaggio possiamo vedere come la barra sul segmento sale e scende, quindi è molto utile se vogliamo fare una comparazione nel tempo, e quindi questo è molto utile. Passiamo alla prossima funzione. Abbiamo i millivolt in alternata corrente. Cliccando sempre sul giallo abbiamo i millivolt in DC, diretta corrente. Prossima funzione è la funzionalità degli ohm. Come ho già detto, questo multimetro misura da 0,1 ohm fino a 40 mega ohm. Ovviamente adesso abbiamo una misura perché sono i puntali dell'alimentatore collegati. Prossima funzione, andiamo sul segnale acustico. Questo l'avevamo già visto. Quindi andiamo sul test diodo e cliccando sul bottone giallo possiamo andare nelle capacità. Quindi si parte da nanofarad. E possiamo misurare i condensatori che, come ho detto prima, misura da 1 nanofarad fino a 9.999 microfarad, quindi 10.000 microfarad. Prossima funzione sono gli ampere in alternata, e possiamo anche visualizzare la frequenza, solo che per testare l'ampere bisogna spostare il puntale rosso sul lato sinistro. Possiamo anche misurare gli ampere in diretta corrente. Si può anche visualizzare sul multimetro che c'è scritto massimo 10 ampere di misurazione. Cliccando sul range e girando il selettore ci comparirà linea cap, che sta come linea capacitore, e andando sulla funzione dei capacitori cliccando il giallo ci uscirà sul display questa scritta LONZ, che sul manuale riporta abilita le misure di capacità bassa impedenza, quindi servirà per i capacitori che hanno una bassa impedenza ed avere una misura più precisa. Bene, andiamo a vedere il pulsante minimo e max. Adesso il multimetro è impostato a diretta corrente 1,2 volt. Clicchiamo su minimo e max, ci uscirà il minimo voltaggio, ma se vado a girare il selettore possiamo sentire il click della barra dei segmenti, in cui quando si alzerà, possiamo vedere come si alza il voltaggio, ma comunque ci va a tenere sia il minimo che il max. E andiamo avanti perché voglio farvi vedere, questa funzione è molto utile. Quindi in questo momento lui avrà memorizzato il minimo e il max. Quindi andiamo a vedere, minimo è 1,2 volt, mentre questo è la via di mezzo e questo è il max, che è 4,1.
Io lo uso tantissimo per fare delle misure di comunicazione tra processori, quindi questa misura è molto utile se ti devi segnare una comunicazione che poi devi andare a fare delle comparazioni. Bene, un'altra funzione importante per vedere se il multimetro è stato mai calibrato, se comprate un Fluke usato, tenendo premuti sul tasto Hold e girando il selettore fino ad andare in Home, ci uscirà calibrazione. E se fosse stato calibrato questo qua, calibrato in senso che portato in garanzia e fatta la calibrazione, ci uscirebbe il numero 1 e così via. Non andrò a fare dei test con dei componenti perché lo uso tantissimo nei miei video e guardando i miei video potete vedere la sua qualità e precisione. Quanto costa? Io l'ho comprato circa un paio d'anni fa, lo pagai 200 120-230 euro. Adesso ho visto ultimamente che è aumentato e si aggira intorno ai 300 euro. Che dire, lo consiglio per chi ne fa uso professionale tutti i giorni, ma lo sconsiglio se lo dovete usare una volta ogni tanto. Anzi, vi consiglierei più di comprare questo con 30 euro della Kenwitz, che è abbastanza valido e devo dire. Sinceramente, mi trovo abbastanza bene. Tutto quello che fa questo, quindi non c'è niente. Ovviamente c'è la qualità, si vede, stiamo parlando di 30-40 euro con quasi 300 euro di multimetro. Ma ripeto, Kenwitz io l'ho usato e lo userò ancora, è abbastanza preciso. E anche lui è True RMS e devo dire che ha anche qualche funzione in più confronto al Fluke. Quindi per chi deve fare una riparazione ogni tanto va bene anche Kaiwitz, anzi va benissimo. Mentre invece se dovete lavorarci tutti i giorni allora comprate il Fluke. Beh ragazzi, anche questo video termina qua, spero che vi sia utile in qualche modo e se così fosse lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, da Mimmo Refrigerio questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.